Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi, in questo 24 giugno, siamo qui riuniti per parlare di Napoli. Siamo qui per commentare quello che è successo ieri, perché ieri ha parlato ancora una volta un agente, un procuratore di un nostro calciatore. Prima di cominciare, voglio farvi vedere però una cosa. Signori, che dite? Vi piace? Fatto la nuova intro. Ho deciso che ogni stagione che verrà farò una intro diversa. Avete visto, nell'intro c'è Conte, c'è Kvara, c'è Osimhen e tutti gli altri. Quindi vediamo, speriamo che non se ne vadano, perché poi devo cambiare pure la intro. È un problema. Comunque, andiamo a parlare un po' di quello che è successo ieri sera. Allora, ieri, ragazzi, ha parlato un altro agente. E ha parlato l'agente di uno dei giocatori più importanti che abbiamo in rosa, ovvero Lobotka. È molto curioso che stiano parlando gli agenti dei giocatori che in teoria dovrebbero essere incedibili, no? Ha parlato l'agente di Lorenzo, ha parlato l'agente di Kvara e mo ha parlato l'agente di Lobotka. Proprio quei tre che in teoria dovrebbero essere i punti fermi del Napoli l'anno prossimo. Comunque, adesso mi sposto e andiamo a vedere un po' cosa ha detto questa gente. Siamo sul sito di Calcio Napoli 24. L'agente in questione, Branislav Jasurek, ha parlato e ha rilasciato un'intervista a RTV, confessando pubblicamente di aver avviato una trattativa col Barcellona. Quindi, ragazzi, quella famosa voce di qualche mese fa di Lobotka al Barcellona è vera. Andiamo a leggere cosa ha detto. Avevamo un accordo con il Barcellona, poi hanno cambiato allenatore. Parliamo di Xavi, che doveva essere confermato, poi è stato cacciato. Al momento la situazione non è molto chiara, anche perché il Barcellona ha dei problemi finanziari e l'operazione per acquistare Lobotka è stata congelata. Congelata! Attenzione! Valutiamo bene i verbi e i sostantivi utilizzati. Congelata non vuol dire annullata. La trattativa però non è definitivamente saltata e la situazione può ancora evolversi. Ormai tutti conoscono Lobotka. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Pure Lobotka se ne va. Cioè, qua se ne stanno andando via tutti quanti. E Conte con chi allena? Cioè, che squadra stiamo dando a Conte? Che poi Lobotka, ragazzi, cioè, Lobotka è l'unico, ma proprio l'unico, che se voi andate a vedere sui social le formazioni tipo del Napoli di Conte, il 99, anzi il 100% di queste formazioni sono fatte da Lobotka più altri 10. E mo arriva la gente che dice addirittura che l'accordo col Barcellona ci sta, ma al momento è tutto congelato perché ci sono problemi finanziari nel club. E tra parentesi, buongiorno, cioè stanno da una vita i problemi finanziari al Barcellona. Cioè, ma ci rendiamo conto? Pure Lobotka perdiamo. Ripeto, che squadra diamo a Conte? Cioè, qua i problemi si stanno aumentando. E poi, ripeto, stanno uscendo fuori tutti quelli che dovrebbero essere in teoria i punti fermi di Conte. Bene, vabbè, andiamo avanti. La gente poi ha parlato anche del Napoli, tornerà a Napoli e ci mancasse pure, e saranno tutti contenti. Al momento questa è l'ipotesi più probabile. Cioè, ragazzi, queste parole della gente non escludono una cessione di Lobotka quest'estate, e questo è il problema. Non è che tu dici magari sta qui fino a gennaio, per esempio. No, queste parole ti fanno capire che Lobotka potrebbe partire già quest'estate. La tranquillità ce la dà il fatto che il Barcellona ha problemi finanziari. Però su sta cosa, attenzione, perché dopo voglio farvi vedere una cosa importante, perché ho fatto questo ragionamento che è un po' contorto, ma ho paura di questa cosa. Comunque, andiamo avanti. Il Napoli non ha intenzione di lasciare andare uno dei migliori calciatori della rosa ad una cifra bassa. Ricordiamoci, sono tutti cedibili. E l'operazione sarebbe stata molto costosa. Ci sono alcuni allenatori che cercano un centrocampista come Lobotka e con alcuni di loro sto ancora parlando. Cioè, questo parla senza troppi problemi con altri club pur avendo un contratto con Napoli. Ecco, ragazzi, qua il fatto. Quando io leggo in giro sui social, ma anche nei commenti sotto i miei video, i contratti vanno rispettati. E ragazzi, purtroppo oggi c'è, come posso dire, una normativa e una regolamentazione che è fatta male. Cioè, i contratti nel mondo del calcio non si rispettano.
Ma non sto dicendo che è giusto così. Oggi funziona così, ma funziona così perché c'è un sistema dietro che non tutela appunto i club che hanno sotto contratto i calciatori. Cioè, purtroppo ormai nel mondo di oggi i procuratori hanno un potere incommensurabile. I procuratori sono più potenti dei club. Questo può andare in giro e può fare letteralmente ciò che vuole, nonostante ci sia un contratto che lega Lobotka al Napoli per altri 3-4 anni. E questo è il problema. La maggior parte degli allenatori vuole Lobotka. Il punto però è preservare i club. Con preservare i club io capisco, datemi una cifra fuori giro e io Lobotka ve lo do. Ora, qual è questa cifra? Se andiamo a vedere la situazione su Transfermarkt dei valori di mercato, ah, poi tra parentesi, guardate che belle tutte queste frecce rosse che vanno verso il basso. Proprio si sono svalutati tutti. Non si capisce perché Østergaard rimane uguale, va bene, pure Osimhen si è svalutato. Comunque, andiamo su Lobotka. Lobotka, secondo Transfermarkt, vale 28 milioni e Lobotka, se non sbaglio, ha altri 3 anni di contratto, 2027, con opzione per il rinnovo di un altro anno, quindi in teoria ne sarebbero 4. Ha un contratto ancora lungo, quindi questo che vuol dire che la valutazione può salire. Se consideriamo Lobotka un giocatore incedibile per il Napoli, allora io potrei dire tra i 40 e i 50 più o meno la valutazione per cederlo. Però c'è un problema, o meglio un problema per me, perché io ho letto una notizia che adesso vi farò vedere che mi fa pensare. Questa notizia è la seguente: Napoli su Vitor Roque. La trattativa può entrare nel vivo tra pochi giorni. Ecco quanto vuole il Barça. Allora, ragazzi, Vitor Roque è un giocatore molto interessante. Ha 19 anni. Il Barcellona lo ha comprato a gennaio da un club brasiliano che al momento mi sfugge il nome. Mi pare che era l'Atletico Paranense, una roba del genere. Comunque l'ha comprato a gennaio sborsando la bellezza di 30 milioni e ha fatto un contratto bello lungo di 6 anni, scadenza 2031. Vabbè, ci sarebbe una clausola da mezzo miliardo, ma sappiamo che Barcellona le fa queste cose. Comunque, perché secondo me questa notizia è collegata all'Obotka? Perché ragazzi, Vitor Roque è un giocatore del Barcellona e il Barcellona per questo calciatore lo valuta non meno di 40 milioni, che più o meno è la cifra che varrebbe Lobotka. Quindi il mio cervello ha pensato sta cosa. Ma non è che il Napoli compra Vitor Roque, che magari servisce, cioè magari Vitor Roque può essere quel nome che va a sostituire Osimhen. Parliamo di un ragazzo di 19 anni che fa come ruolo la punta centrale. Quindi tu ti vai a prendere un 19enne con un potenziale inespresso. Però è un giocatore che non rispecchia il prototipo del centravanti di Conte, perché è un giocatore, diciamo, è la classica punta alla Barcellona, no? Quel giocatore piccolino che però è tecnico. Il centravanti di Conte è un centravanti comunque che deve essere anche fisicamente bello grosso e presente. Cioè, dal punto di vista fisico, questo Vitor Roque non rappresenta il centravanti che vuole Conte. Però il mio cervello ha detto questo. Il Barcellona vuole Lobotka, però allo stesso tempo il Napoli è interessato a questo Vitor Roque. Quindi il mio cervello ha detto: ma non è che noi comprando Vitor Roque diamo al Barcellona quella somma che serve poi a prendere Lobotka? Mi sono fatto questa idea. Mo', io spero che quello che ho detto poc'anzi si rivelerà una cazzata, e lo spero veramente tanto. Però è curioso che questa notizia sia, diciamo, che ci sia questo incastro. Poi, oh, il mattino. Io do sempre per scontato che ci sia un filo di verità, un filo di logica dietro a quello che fanno gli articoli. Giocatore del Barcellona, 19 anni, 40 milioni, più o meno i soldi che vuole il Napoli per Lobotka. Quindi è come se si stessero facendo uno scambio. Io ti compro Vitor Roque e con quei soldi tu ti compri Lobotka. Questa idea mi è venuta in mente, però ci tengo a precisare, è un'idea molto molto fantasiosa. Eccoci, però l'ho fatta questa idea. Io sono dell'idea che Lobotka per il Napoli è incedibile, ma qui mi sento di dire proprio incedibile. Cioè, poi ovvio, ragazzi, se arriva l'offerta da 60, 70, 80, io pure là dico va bene, vattene, cioè nel senso non è che è incedibile a qualsiasi prezzo. Però di base
credo che lo Bottega sia il vero e unico punto fermo della squadra. Intanto mi cambio la... ecco così, perché tanto abbiamo finito. Quindi io spero che questa notizia che vi ho dato sia, diciamo, questo ragionamento che ho fatto si diventa una cazzata. Però la, resta il fatto, ragazzi, che qua se ne vogliono andare via tutti. Cioè, l'anno che è appena finito, noi non sappiamo il dietro le quinte. Sarà successo qualcosa di talmente grave, di talmente pesante, che qua veramente tutti vogliono cambiare aria. È proprio curioso che stiamo parlando tutti i giocatori più importanti, ma proprio tutti. Cioè, qua l'unico che vorrebbe restare è Meret, che è che ha parlato la gente. Ebbene, Di Lorenzo se ne vuole andare. Kvara, qua più che il giocatore sono i procuratori, però Kvara non si sa ancora il suo parere. Osimhen, c'è questa clausola. E mo pur Lobotka, che dice la gente, avevamo una trattativa avviata col Barcellona, tutto può succedere, al momento è congelata. C'è il fuggi generale. Poi c'è da considerare una cosa. Oggi è il 24 giugno. Tra una ventina di giorni parte il ritiro. Dobbiamo anche mettere in conto il famoso tema delle tempistiche. La stagione a Napoli inizierà a Ferragosto, quindi bene o male abbiamo un mese e mezzo ancora. E tu in un mese e mezzo non credo che riesci a cedere Di Lorenzo, Lobotka, Osimhen e Kvara, e in contemporanea a prendere i quattro sostituti. Magari ne può partire uno, esagerando due. Io penso che al Napoli in questo momento l'obiettivo sia far rientrare tutti questi mugugni, tutte queste, diciamo, scontentezze, perché alla fine sono scontentezze. Speriamo, però veramente, ragazzi, l'anno che è appena finito è stato proprio devastante sotto tutti i punti di vista. È incredibile. Comunque, ragazzi, questo è quanto per oggi. Siamo nella settimana importante, ragazzi, perché questa è la settimana della presentazione di Conte, mercoledì. Dovrebbe essere in teoria anche la settimana dell'ufficialità di Rafa Marin. Stasera gioca l'Italia. Vediamo un po' cosa succede oggi, se Spalletti sarà in grado di portarci agli ottavi. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti e lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, e mi raccomando, iscrivetevi perché è totalmente gratis. Stiamo vicinissimi ai 3500 iscritti, quindi ragazzi, iscrivetevi che è gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque, forza Napoli!